Sì, ho voluto fortemente constatare di persona, appunto dopo le aggressioni piovose che ha subito l'opera e anche un po' i ritardi dovuti alla burocrazia, lo stato attuale dell'opera. Un grande grazie alla direzione lavori, all'ingegnere Polifroni, a tutto lo staff, alla ditta stessa che mi ha accolto in questa visita, ma che soprattutto mi ha supportato dal punto di vista tecnico, illustrandomi appunto passo dopo passo tra il tracciato e l'attuale stato appunto dell'opera, dandomi la possibilità di avere maggiore contezza diciamo della situazione attuale. E devo assolutamente affermare con grande soddisfazione che ho trovato un cantiere assolutamente in ordine, un cantiere assolutamente vivace, attivo, grazie anche alle maestranze che ci stanno lavorando con grande abnegazione e grande impegno. Ecco, è bello entrare in questi grandi cantieri, o meglio in questo grande cantiere come quello della Gallico Gambaria, che risulta essere un grande progetto, l'unico grande progetto della Regione Calabria, tra i più grandi del meridione d'Italia, e trovare le maestranze che lavorano, ripeto, con grande abnegazione e le grandi diciamo, professionalità che con grande serietà, ripeto, e professionalità appunto ci stanno dando la possibilità di apprezzarne il livello. Tornando all'opera, abbiamo percorso un po' tutto il tracciato e abbiamo potuto constatare, ecco, che è assolutamente in piena attività e quindi questo ci fa certamente ben sperare per il futuro. Superato un momento di stallo, ripeto, dovuto e dettato dalla lungaggine della burocrazia e nelle ultime settimane anche alle aggressioni piovose, ecco, il cantiere è ripartito e devo dire è ripartito abbastanza bene. Quindi io ho voluto fortemente, ecco, fare questa visita proprio per constatare di persona l'attuale stato, anche perché è un'opera che ho seguito e che abbiamo fortemente voluto assieme a tanti altri attori, ecco, di classe dirigente, abbiamo voluto rivendicare assieme ai tanti cittadini, ai tanti sindaci di questa vallata e non solo di questa vallata, quindi appunto dal momento embrionale, e che oggi vogliamo accompagnare alla sua realizzazione. In tempi non sospetti definimmo quest'opera un sogno che deve divenire realtà, che deve diventare realtà. Ecco, mi pare che ci siano assolutamente tutte le condizioni per accompagnarla. Accompagnarla sta per continuare a monitorare per quanto di nostra competenza, stimolare gli addetti ai lavori a continuare di questo passo, grazie appunto al loro impegno sono sicuro, e all'impegno di tutti coloro i quali che a vario titolo dovranno continuare a contribuire, sono sicuro che al più presto, ecco, riusciremo ad inaugurare una delle opere più importanti d'Italia, l'opera più importante del meridione d'Italia. Quindi questo è un motivo certamente di soddisfazione, quindi non posso non esprimere viva soddisfazione, compiacimento e veramente un grande grazie a tutti coloro i quali, ecco, ci stanno mettendo anima e corpo affinché quest'opera possa divenire veramente realtà.